E le problematiche, sono tante le problematiche legate soprattutto all'ambiente. Partiamo da quello forse in questo momento più pressante, che riguarda i costumi, che ovviamente col maltempo in qualche modo rischiano davvero di creare grosse preoccupazioni, grossi problemi. Sì, per ciò che concerne la tematica dei costoni, sia Monte di Procida che Bacoli, che sono due paesi limitrofi, vertono in situazioni abbastanza problematiche. Basti pensare che per ciò che concerne Monte di Procida ci sono numerose abitazioni in via Roma e via Cimituzzo che affacciano oramai sul vuoto. E in seguito agli ultimi maltempi ci sono state numerose problematiche e proteste da parte dei residenti che vivono in quelle zone. Che ovviamente hanno anche grossi timori. Sì, hanno grossi timori, hanno esposto le loro, diciamo così, problematiche, le loro preoccupazioni sia alla protezione civile che al sindaco di Monte di Procida, però ancora nulla si è fatto. Per ciò che concerne Bacoli, invece, a causa proprio del cedimento strutturale di alcuni costoni, vi è stata la chiusura l'anno scorso della via Punta Epitaffio, chiusa ancora al traffico dopo, nonostante sia passato ormai un anno dalla chiusura della strada, e per altre motivazioni è chiusa un'altra strada, diciamo, centrale del paese, quindi l'accesso in paese diventa sempre più difficoltoso. Altra problematica relativa ai costoni vi è in via Poggio, dove la provincia di Napoli ha già stanziato 50.000 euro per il recupero di quest'area, però ancora devono partire i lavori, e anche in località Miseno, Miliscola, la stessa problematica relativa ai costoni. Ciò ovviamente va ad inficiare anche la condizione delle strade, che è dissestata. Basti pensare a via Dore di Cappella, a Bacoli o a via Giovanni da Procida, per ciò che concerne Monte di Procida. Via Panoramica sono stati, in seguito a delle, al maltempo, vi sono state dei piccoli smottamenti, dopo 3 mesi non sono stati ancora riparati. Questo è un problema che in qualche modo è legato anche al maltempo, ma restando a un ambiente, a una problematica più generale che riguarda l'ambiente, voi siete preoccupati anche per le condizioni legate in qualche modo anche alla vostra salute? Sì, per ciò che concerne l'ambiente vi è stato lo scandalo di quest'estate relativo alla condizione delle acque, alla bagnabilità del mare, sia per Bacoli e Monte di Procida, un po' tutto il litorale Domizio Flegreo. Se si è parlato molto del depuratore di Cumalicola, bisogna fare attenzione anche al piccolo depuratore di Monte di Procida, il quale si trova sotto sequestro giudiziario. L'operazione è stata portata avanti dal nuovo operativo ecologico di Napoli e attualmente è ancora funzionante, nonostante esso non sia un vero e proprio depuratore, ma una vasca IMOF costruita nel lontano 1956. Per ciò che concerne l'ambiente, a Bacoli vi sono due laghi particolarmente inquinati: il lago Fusaro, dove sono ancora presenti i metalli pesanti nei fondali, e il lago Miseno, il quale, in seguito ad una prima bonifica fatta alla fine degli anni 90, inizio del 2000, oggi risulta essere ancora inquinato in seguito alla rottura delle piccole rotture delle pompe di sollevamento che si trovano lì vicino. Lei è abituato a trasportare